con il piatto arrosticini, peperoni arrosto, zucca sott'aceto e pomodori verdi, Antonio Egizi vince arrosticini in tour al ristorante Schiavone dell'ippodromo di San Buceto. Siamo con il vicepresidente nazionale dell'Accademia Italiana della Cucina, Mimmo D'Alessio. Una gara emozionante e appassionante, si è detto, ma perché ha vinto e come ha vinto Antonio Egizi? Ma intanto ha vinto perché i giurati hanno votato questo piatto come il migliore tra quelli presentati, e devo dire che è stata una gara molto bella, entusiasmante. Perché? Perché non soltanto si è premiato l'arrosticino di per sé, che è già importante e sì, ed è un buon piatto anche da solo, ma perché in questa gara molto interessante, organizzata molto, molto bene, si è pensato non soltanto all'arrosticino ma anche all'abbinamento, per cui l'insieme credo che abbia fatto il valore aggiunto a far vincere chi è risultato prima. Ottimi vini ad accompagnare questi 13 piatti a base di arrosticini, vini tipicamente abruzzesi ovviamente, come Cantina Ulisse, Roxan, Tocco. Ecco, ma con gli arrosticini si beve il vino o si beve la birra secondo lei? Allora, intanto con gli arrosticini, l'arrosticino è un, possiamo dire che è un piatto che è sufficiente da solo, per cui si potrebbe mangiare anche senza bere nulla, però dico, se proprio vogliamo accompagnarci qualcosa, ci accompagniamo di tutto, perché va a gusto, ci va bene il vino rosso, ci va bene il vino bianco, abbiamo visto che ci va molto bene la birra, ci va bene anche la Coca-Cola per chi vuole, ci va bene l'acqua. Arrosticini esclusivamente di pecora, ma sostanzialmente cosa fa la differenza? L'arrosticino parte dallo stecco. Dopodiché insomma, ecco, ma la carne è buona, il grasso deve essere giusto, bisogna stare attenti che non ci siano le nervature nella carne, perché sennò diventa immangiabile. E poi non è ultimo importante è il tipo di cottura. Sembra strano, ma uno degli elementi importanti che danno il valore aggiunto all'arrosticino è la giusta salatura.